Beh, allora io mi sono fatta l'idea che, come dire, è una storia che può essere credibile, ma non è assolutamente, cioè, è una storia che non si può verificare in nessun modo. Primo perché le persone coinvolte, purtroppo per loro sono morte, Perché a il Gian parte Roberto Maduro che vive. Casaleggio, il padre di Davide Casaleggio. E poi perché parliamo di un paese, come dire, pieno di ombre, pieno di incertezze, dove le regole sono quanto mai, come dire, assolutamente ballerine. Dunque, lì non puoi andare a verificare nulla in assoluto, figuriamoci una cosa che viene dai servizi segreti, che già di per sé sono abbastanza poco verificabili. Quindi è una storia però perfetta. A me ha colpito molto il timing di questa storia, cioè Vero. esce il lunedì mattina. Sul sito, sull'edizione online di un giornale spagnolo legato alla destra, dopo una domenica di fuoco e dopo giorni, attenzione perché i segnali sia di Battista che Casaleggio li stanno mandando da diverso tempo. Poi se non è scissione proprio. Abbiamo un problema di collegamento. Claudia, Pronto? tieni a mente quello che vuoi dire perché hai il Sì, no, collegamento ci sono, ballerino. Vai. dicevo. No, dicevo, se non sarà scissione, però cioè, quello che diventerà il movimento sarà qualcosa di molto diverso, quindi è chiaro che perderà pezzi per strada. Questa storia del Venezuela è incredibile per il timing, perché, come dire, senza offendere nessuno, per carità di Dio, però è perfetta per Conte, cioè, come dire, fa un regalo a Conte questa storia straordinaria, perché leva di mezzo anche questa. Quegli aspetti del Movimento 5 Stelle che in questo momento a Conte sono scomodi perché sono, come dire, è la situazione imbarazzante di un movimento che in politica estera ha appoggiato, sta appoggiando lo stesso Maduro. Il sottosegretario agli esteri attuale, il sottosegretario braccio destro di Di Maio, è un parlamentare che nel 2015, nel 2017 è stato in Venezuela, ha reso omaggio a Chavez, ha firmato interrogazioni parlamentari. Dunque c'è. Nella politica estera del movimento c'è, come dire, c'è stata una Va simpatia, a bene, mio una avviso, un po' simpatia sì, imbarazzante. ma E questa storia, questo dossier, vero, ho finto che sia, però è sì, verosimile. ok. Aspetta, che voglio sentire Marco Travaglio.